In occasione del centenario della nascita di Federico Fellini, la città di Fano e la regione Marche dedicano ad uno dei grandi registi del cinema italiano un evento che metterà in luce il legame tra il regista e la città fanese. L'iniziativa, intitolata Fano Fellini, si svolgerà dal 4 al 9 agosto all'interno della Rocca Malatestiana, con un nutrito programma a partire dalle proiezioni di alcune delle pellicole più famose. Martedì 4 agosto I Vitelloni, mercoledì 5 Lo Sceicco Bianco, giovedì 6 Amarcord, venerdì 7 8 e mezzo e sabato 8 agosto La Dolce Vita. È un programma che fa vedere ovviamente alcuni capolavori di Federico Fellini, tra l'altro in collaborazione con la Cineteca di Bologna che li ha restaurati in occasione del centenario della nascita del grande regista, ma non è solo cinema, perché in realtà la volontà è quella di costruire un piccolo festival che animerà la Rocca, ma non solo, anche altri spazi della città, attraverso tutta una serie di connessioni con altre arti, per cui ci saranno concerti, ci saranno presentazioni di libri, ci saranno ospiti di caratura nazionale che verranno a raccontare il loro rapporto con Fellini, ci saranno video installazioni, ci sarà teatro e insomma è un po' il mondo dell'arte e delle arti che andrà a connettersi con questo grande maestro e con la città di Fano. Per consultare il programma c'è il sito fanofellini.it e ovviamente seguiteci anche sui social Facebook e Instagram e lì troverete tutte le news, gli aggiornamenti e ovviamente tutti i dettagli del programma. Ma non molti sanno che Federico Fellini ha avuto un legame molto stretto con la città di Fano. Di questo e molto altro se ne parlerà nella giornata del 7 agosto grazie alla lunga ricerca curata da Agnese Giacomoni, che approfondirà e documenterà attraverso immagini e testi storici il legame tra Fellini e la città fanese. Sicuramente la città di Fano è una presenza ricorrente nel cinema di Fellini. A partire dal 1952 fino al 1973, anno in cui uscì Amarcord, il 52 è l'anno in cui si lavora ai Vitelloni, la presenza di Fano è una presenza costante e questa presenza sicuramente è rivelatrice di un legame particolare, della memoria, dell'immaginario che Fellini aveva con la nostra città. Sicuramente Fellini conobbe Fano, la conobbe bene, non ci venne tanto spesso, i suoi incontri con la città furono brevi e fulminanti, però si impressero, mi verrebbe da dire, prustianamente nella sua memoria e rimasero a lungo. Anche negli anni 70 e 80 lui continuerà a parlare di Fano alla stampa, ai giornalisti, e questa presenza si innesta nel suo immaginario perfettamente e quindi io nel libro vado a indagare quali sono questi elementi che uniscono l'immaginario di Fellini e l'anima della nostra città.